Un'evangelizzazione che sia nuova nell'ardore, nei metodi e nella comprensione. È un preciso sentiero da percorrere a cavallo tra un millennio e l'altro, quello indicato dal cardinal Angelo Sodano durante l'omelia per la celebrazione della solennità di Sant'Egidio e dedicazione della concattedrale di San Sepolcro. A 1000 anni esatti dalla fondazione dell'antica abbazia benedettina, attorno alla quale sorse poi il borgo che diede i natali tra gli altri a Piero della Francesca e Fra Luca Pacioli, il decano del collegio cardinale Alizia ha voluto tracciare un percorso, un programma d'azione. Occorre riproporre con nuovo vigore quel messaggio evangelico che Cristo ci ha lasciato e che ha poi vivificato la nostra società. Prima della celebrazione, Sodano ha fatto tappa nel Museo Civico di San Sepolcro, dove è conservato l'affresco della resurrezione di Piero della Francesca, simbolo del borgo. Qui il saluto del sindaco Daniela Frullani. Le sfide che abbiamo di fronte, ha detto il primo cittadino, sono tante e difficili. Ci sostiene la consapevolezza che viviamo in una terra di solida e antica civiltà. Poi la preghiera all'interno dell'oratorio di San Rocco, dove è conservato il simulacro del Santo Sepolcro di Gerusalemme risalente al 600. Infine la celebrazione nel Duomo millenario, in origine dedicata ai quattro evangelisti e al Santo Sepolcro, e oggi dedicato a San Giovanni Evangelista. Dobbiamo porre nell'evangelizzazione, ha detto Sodano nella sua omelia, un ardore nuovo che significa coraggio, ardire e franchezza nel nostro apostolato. Poi, in secondo luogo, metodi nuovi. E infine un'evangelizzazione ben espressa, cioè che sia comprensibile. E quando è comprensibile la nostra opera? Quando è anche avvalorata dalla nostra testimonianza di vita? Al termine della celebrazione l'ex segretario di Stato Vaticano ha pregato di fronte al volto santo e ha acceso la lampada votiva, dono dell'arcivescovo Fontana alla comunità di San Sepolcro.